Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Primo video dell'anno, ovviamente lo dedichiamo alla novità che penso sia la novità principale di questo 2023 e ovviamente sto parlando della nuova serie di Traeger Timberline. In questo video vi racconterò le novità principali, vi spiegherò cos'è cambiato. Questo video vuole essere una recensione che vi racconterà che cos'è cambiato e quali sono le novità principali di questo straordinario barbecue. Non ho ancora avuto occasione di provarlo, ma succederà presto, però ci tenevo a farvi vedere fin da subito a livello strutturale, a livello di software e a livello proprio di design che cos'è cambiato. Ovviamente sono stra di parte perché io adoro alla follia il brand Traeger, i Traeger mi piacciono un casino, qualcuno lo sa, il mio barbecue a casa è proprio un Traeger, quindi sono un filettino di parte, ma credo che possiate perdonarmi. In primis la struttura, è evidente che è cambiato, qui dietro a me c'è la versione XL, come sempre, come tutti i barbecue Traeger ci sono due tagli, abbiamo Timberline e Timberline XL. La prima cosa che mi viene da dire è che è imponente, cioè è veramente grosso e veramente massiccio. Complice ovviamente il coperchio, come tutta la serie Timberline precedente, interamente coibentato. L'altra cosa che si vede subito che è cambiata è la camera di cottura, sviluppata in altezza con le griglie totalmente regolabili. Abbiamo ben 4 livelli che ci permettono di regolare l'altezza delle griglie superiori. A livello strutturale è cambiato molto, perché rispetto ai vecchi Traeger che avevano una sonda sola per il controllo della temperatura che era posizionata in alto, il nuovo Traeger Timberline vanta diverse sonde sparse all'interno della camera di cottura. Questo per avere un controllo ultra preciso in tutti i punti e che permette di regolare la ventola, la temperatura, il quanto pellet mettere nel bruciatore all'interno della camera di cottura con una precisione mai vista prima. Infatti non vedo l'ora di metterci mano e cucinarci perché voglio proprio capire questa nuova centralina come lavora. I nuovi Traeger hanno 3 griglie nella serie XL e 2 griglie nella serie normale separate. Sono pesantissime, in acciaio inox come la vecchia serie a Timberline. Il vantaggio però di avere una griglia così è che le operazioni di pulizia sono molto più semplici. Volendo questa voi la prendete e la mettete in lavastoviglie. Perché hanno scelto anche un sistema di griglie così? Perché è stata introdotta tutta una modularità di accessori che poi vi faccio vedere, che permette di personalizzare al massimo anche la struttura interna. Potete aggiungere la piastra, potete aggiungere il vassoio per la cottura delle verdure, quindi tutta una serie di griglie che permettono di differenziare il piano di cottura all'interno del vostro Traeger. L'altra grande novità, che forse è la novità più grossa, la principale, è quella che a me ha colpito e ha fin da subito acchiappato, scusate il termine tecnico. Mi ricordo quando siamo stati l'anno scorso a maggio al Traeger Day, che ce l'hanno fatti vedere in anteprima, io ero affascinato da questa. L'induzione laterale, la prima certificata per uso esterno, quindi può tranquillamente essere utilizzata in esterno, ed è un'induzione di grosse dimensioni. Come potete vedere, anche proprio la base permette anche di mettere delle pentole che siano in ghisa, in ferro, anche di diametri piuttosto grandi. Questo ha praticamente completato l'utilizzo di un Traeger. Se fino ai modelli precedenti la critica, se vogliamo, il problema principale dei Traeger qual era? Voglio cucinare una bistecca, la voglio cucinare come si deve, come faccio? È vero che raggiunge 260 gradi, ma è un calore indiretto, quindi posizionare una bistecca qua si ottengono delle grill marks decenti, ma non un risultato ottimale. Con l'introduzione di questo fornello laterale praticamente si è chiuso un cerchio. Prendo esempio della bistecca, io posso andare a mettere in questa parte, nella prima fase di cottura, quindi utilizzare una tecnica di reverse searing, le mie bistecche. Lateralmente posso preparare la mia padella in ghisa, la mia padella in ferro, magari con una noccetta di burro oppure di tallo, e andare a chiudere la bistecca, quindi andare a formare una reazione di Maillard pazzesca.
Quindi il risultato è una bistecca internamente cotta alla perfezione, con un fantastico sentore di legna molto leggero, straprofumato e con una crosta esterna pazzesca. Da lì in poi, avere un fornello laterale di queste caratteristiche vi apre un mondo di cotture infinito. Fritti, stufati, brasati, le salse, i contorni. Praticamente con questa nuova serie di Timberland ha fatto un passo più verso la cucina da esterno che non al singolo barbecue. Qui non possiamo più dire che sto comprando un barbecue, qui voi state comprando una cucina da esterno. Potete affumicare, potete cuocere al forno, potete arrostire, ci potete fare la pizza e in più friggere, saltare, fare veramente tutta la cucina fuori con il fantastico aroma di legno e a portata di click. L'altra grande novità è lo schermo, la centralina di comando. Io lo chiamo il computer perché ormai non è più una centralina. Come potete vedere è diventato uno schermo LCD a colori, touchscreen. Quindi oltre ad avere la regolazione con la classica leva che è stata ingrandita e anche al tatto, cioè, capisci che hai in mano un prodotto premium, che hai in mano un prodotto di grande qualità. E qui potete andare a selezionare come sempre la temperatura, automaticamente già il computer vi dà dei suggerimenti, delle fasce di temperatura in cui si sta parlando di smoke e BBQ, in cui salendo si sale grill, braise o bake, fino ad arrivare all'ultimo step di temperatura che è sear, quindi la temperatura più elevata. Il barbecue arriva a 260 gradi, ci si può muovere di 5 gradi in 5 gradi, ovviamente tutto controllabile anche dall'applicazione che poi vi faccio vedere. Quindi con l'ormai noto Wi-Fi, poi ragazzi, ma in Traeger sono avanti anni luce, perché tu puoi chiamare la loro applicazione brand Wi-Fi. Cioè, come fai a non innamorarti del brand? Chiudo la parentesi. La centralina poi offre tutta una serie di novità, tra cui gli accessori. Allora, perché l'induzione è collegata anche alla centralina, quindi potete comandarla tramite Bluetooth o Wi-Fi dal cellulare. Sto facendo uno stufato, quindi anche da una cottura di 6-7 ore. È troppo alta la temperatura, posso essere bello comodo sul divano con la birretta e abbassare la potenza dell'induzione. Oltre a ciò abbiamo le sonde Bluetooth, perché Meter e Traeger si sono sposati, hanno fatto una partner, quindi Meter è diventata parte integrante di Traeger e nel nuovo Timberline abbiamo in dotazione due sonde Meter direttamente Traeger che si possono controllare e interfacciare con l'applicazione. Abbiamo una classica base Meter nera con la calamita, quindi si può attaccare e rimane attaccata al barbecue. Due sonde con anche i numerini. La classica sonda è una sonda Meter Plus, quindi con i 50 metri di portata, però qual è il vantaggio? Che collegandosi alla centralina è collegata al Wi-Fi, quindi il vostro barbecue è collegato al Wi-Fi e non avete più quel problema di portata che a volte sui Meter ci può essere, soprattutto se ci sono pareti spesse, muri e quant'altro. Oltre alle due sonde Meter ci sono due sonde con il cavo classico, quindi in totale su questo barbecue qua avete quattro sonde. Quindi dalla centralina collegate il dispositivo, che sia il piano di cottura, le sonde, la sonda a filo. E poi c'è una sezione pizza oven. Spoiler alert, Traeger sta lavorando a un forno che si integrerà con la macchina, quindi è proprio un piccolo forno che andrete a inserire all'interno del barbecue. Sarà rilevato tramite l'applicazione e notizie unofficial, quindi voci di corridoio, dicono che la centralina rileverà questo forno e potrà lavorare a temperature più elevate. Però mi riservo Questa cosa qua di dirvela in seguito quando avrò notizie più certe. Sono pettegolezzi da corridoio. Poi il menu offre tutta una serie anche di informazioni molto utili, tra cui consigli per la pulizia, consigli per il mantenimento, ti segue nella prima fase di seasoning del barbecue. C'è tutta una serie di menu. Altra cosa appunto, che potete farlo dalla rotella oppure touchscreen direttamente da qua.
c'è il collegamento wifi, la sezione tips and tricks, che è uno scioglilingua, dove ci sono tutti dei consigli proprio anche sulla cottura, quindi vi danno dei consigli sull'utilizzo dell'induzione. Cioè Traeger da sempre ha questa filosofia, set it and forget, quindi impostalo e dimenticalo, goditi la vita. Qui apro una piccola parentesi, un'altra critica che potrebbe venire fuori è però perde tutta la magia di fare barbecue. Da un lato è vero, perché non hai il controllo sulla macchina, dall'altro in realtà il tempo che tu dedichi nella stabilizzazione del dispositivo, a mantenerlo in temperatura, tu lo puoi dedicare alla preparazione della ricetta stessa. Traeger, la filosofia di Traeger a me piace molto perché permette di sfruttare quelle cotture lunghe che danno dei risultati eccezionali con una semplicità di utilizzo fantastica. E ottenendo dei risultati meravigliosi, perché poi un pulled pork, delle ribs, dei brisket che escono da un Traeger sono buoni, sono succosi, hanno un bel colore, hanno un bel aspetto visivo. L'argomento affumicatura poi nel pellet, anche qui apro e chiuso questa piccola parentesi, ma il Traeger non affumica. Non è che non affumica, l'affumicatura del pellet è un'affumicatura diversa da quella che fate nel carbone, è un'affumicatura molto più elegante, più piacevole, difficilmente è una sovraffumicate, è più vicino a quello della legna, a quello dell'offset, perché se voi mangiate un prodotto cotto a legna in un offset per 10, 12, 15 ore, ha sì un'affumicatura bella decisa, ma non è come quella del carbone, è una affumicatura ben differente. Ovviamente, come la serie precedente, abbiamo la funzione Super Smoke, quindi il ciclo che aumenta il fumo all'interno della camera di cottura, e abbiamo anche il timer, il keep warm, quindi tutta una serie di funzioni super super comodi. A livello strutturale e a livello di accessori, altra grande novità è questa barra che vedete qua. Questo, ragazzi, io lo reputo al limite del feticismo, perché Traeger si è inventata tutta una serie di accessori compatibili con questa barra per completare questo barbecue, dal porta spezie, il porta rotolo che ci puoi mettere la butcher paper oppure la carta per pulire, il porta accessori, i vari ripiani laterali. Cioè diventa quindi totalmente personalizzabile, sono delle cose bellissime, cioè che ti rendono il barbecue veramente figo. Altra cosa a livello strutturale, gli sportelli. Gli sportelli sono molto resistenti, hanno la chiusura come quelle delle cucine di casa vostra, che si chiudono piano, non sbattono, quindi cioè, capisci che tra le mani hai un prodotto veramente solido. Lo so cosa state pensando, ma costa una cifra. Alla fine del video vi do anche le mie considerazioni su quello che riguarda il prezzo. Poi abbiamo incluso già dentro il secchiello per il pellet, perché un'altra grande novità delle nuove serie di Traeger è lo scarico del pellet. Io ho dentro il pellet di ciliegio perché ho fatto le ribs, voglio fare un brisket bello affumicato, voglio usare l'Aicori. I vecchi Traeger toglievi da dietro, aprivi, però era più il pellet che andava sul terrazzo per terra che non quello che andava nel secchiello. Traeger, siccome è molto attenta ai consigli che la community, quella che loro definiscono la Traeger Nation, la Traeger Hood, danno, sono molto attenti, e hanno fatto lo scarico del pellet frontale. Quindi voi frontalmente avete una leva, il secchiello lo posizionate lì sotto, tirate la leva, c'è uno scivolo che fa incanalare il pellet direttamente nel secchiello, quindi molto pratico anche questo servizio. Un'altra grande novità, forse a livello di uso la novità principale, è il sistema di pulizia, quella che loro chiamano Easy Clean. Il nome è già easy, quindi facilità, facile, rende molto l'idea. Qual è la grande caratteristica dell'Easy Clean? Che c'è un bicchiere di raccolta che raccoglie sia i grassi che la polvere, la cenere residua del bruciatore. Questo evita che dopo le 8-10 ore di cottura dovete smontare, aspirare, pulire. Praticamente c'è un bicchiere bello grande dove immaginate proprio una sorta di imbuto che fa cadere il grasso e allo stesso tempo la ventola raccoglie il pellet. Quindi anche la cenere residua cola direttamente qua. Voi avete finito di cucinare, buttate questo sotto con un altro e via. Oppure
per farne anche una questione un po' più ecologica, un po' più di risparmio anche, io sono convinto che questi li potete utilizzare più di una volta prima di buttarli, cioè quando vedete che sono pieni, marci, sporchi, buttateli, cambiateli, perché poi anche i ricambi in realtà non hanno dei costi eccessivi. Sotto le griglie il deflettore è cambiato, adesso abbiamo un deflettore in acciaio inox che è strutturato un po' come i barbecue a gas, no? Che è rivolto verso il centro in cui c'è un buco, quindi tutto il grasso cola, viene incanalato in questo imbuto che lo butta giù nel secchiello. Non è più necessario ricoprirlo col foil, con il protettore Traeger, perché è estremamente facile pulirlo. Lo potete mettere nell'XL lavastoviglie un po' borderline perché è grande, però lo tirate fuori, sgrassatore, una spugna e lo passate via, perché appunto è acciaio inox, è molto semplice. Sotto quel deflettore è stato posizionato un altro deflettore, tutto chiuso ma forato sui lati per migliorare l'uscita del calore, ma per trattenere magari qualche residuo di cenere che va in giro. Sotto potete vedere che abbiamo il bruciatore e il foro di raccolta del grasso. L'interno è molto facile da pulire perché è smaltato, quindi anche lì con lo sgrassatore naturale Traeger, una spruzzata e una passata di spugna rende molto 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 semplice l'operazione di pulizia. La nuova serie Timberline è stata pensata anche per le cucine da esterno. Il modulo, voi potete andare a togliere le ruote, c'è un modulo che viene chiamato modulo built-in, quindi modulo da incasso, in cui voi andate a togliere il fornello induzione e lo incassate nel vostro piano di lavoro. La struttura la adagiate nella vostra cucina e a quel punto apre il mondo del pellet alle cucine da esterno, quindi rendendo anche lo spazio, cioè, stupendo. Immaginate di avere sto piano da lavoro, l'induzione incassato, il Traeger, il lavandino, cioè il sogno di ogni griller. Ci sono poi due chicche, io lo comprerei solo per queste due chicche, no, scherzi a parte. Uno dei motivi per cui adoro Traeger è tutto il lavoro che fanno dietro il brand, perché cioè, ti fanno sentire, ad avere un Traeger, ti senti parte di qualcosa, cioè la senti la community che è vicino, no? E compreso all'interno del barbecue, nella tramoggia, cioè trovate un fantastico cappellino con una targhetta Timberline Official Hall of Flame Member. E anche qui apro e chiudo parentesi, cioè, quanto è geniale, Hall of Flame. Spettacolo. Scherzi a parte, quindi, però è una cosa secondo me simpatica, bella, anche perché il merchandising Traeger è veramente bello ed è impossibile da trovare in Italia perché lo tengono tutto in America, quindi è bello. E insieme a questo ci sono anche una pagina di adesivi meravigliosi. Questo è il racconto e la spiegazione delle caratteristiche del nuovo Traeger. Ovviamente ne utilizzeremo uno, ovviamente uno finirà dritto a casa mia perché lo voglio avere sempre con me, quindi imparerò ad usarlo, imparerò a conoscerlo e vi racconterò anche nei prossimi video lato tecnico e lato proprio pratico di cottura la novità. Argomento prezzo. Allora, Timberline XL e Timberline hanno un prezzo importante, perché abbiamo Traeger Timberline a 4.399 e Traeger Timberline XL a 4.799. Oggi vi ho fatto vedere tutte le caratteristiche sull'XL, la serie Timberline è identica, cambia solo che è più piccolo, però tutte le caratteristiche sono uguali. A livello di prezzo ti viene da dire, per 400 euro mi compro quello grande. Ed effettivamente ci sta. Io però dico sempre, valutate le vostre esigenze, perché non è detto che per le vostre esigenze di cottura vi serva un barbecue così grande. Io preferisco sempre averlo un po' più piccolo per sfruttarlo nella quotidianità, quindi anche se devo cucinare un pezzettino di pollo perché ci voglio di farmelo al barbecue, magari non vado ad accendere tutta la macchina. E quindi preferisco sempre stare su quelli più piccoli e magari aggiungere altri barbecue, però vabbè, sto divagando. È tanto? Sì. È caro? No. Perché non è caro? Perché non devi più vedere Traeger come un semplice barbecue. Tu devi vedere questa macchina qua come la tua cucina da esterno.
tu qui non hai più, cioè tu qui, come ho detto prima, hai veramente la possibilità di avere uno strumento che ti permette di cucinare all'esterno 365 giorni all'anno. Esempio che esce dal barbecue, è inverno, volete fare le verze, ma oddio che puzza, non voglio avere puzza in casa, mi metto fuori il mio bel Dutch oven, lo faccio andare piano piano e non faccio puzza. Già che ci sono, cioè, metti dentro il pollo, il salmone e via. Quindi, cioè, diventa una vera e propria cucina che voi andrete a sfruttare 360 giorni all'anno. Poi c'è tutto quello che riguarda anche la struttura in cui è fatto, la coibentazione, i materiali. Cioè, al tatto capisci che è un prodotto rifinito molto bene. Un esempio stupido, dicevamo prima, lo sportello con la chiusura rallentata. Cioè, non è una cosa da proprio tutti i barbecue che ci sono. Questa cosa qua l'ho vista solo nei prodotti di cucina da esterno. La dotazione di serie, i due meter collegati dentro con l'app. Cioè, contate che un meter solo, solo quello, siamo a 129 euro oggi come prezzo. Quindi abbiamo già un valore importante. La centralina, dentro c'è un computer. Il computer è dotato anche di un sistema di autodiagnosi. C'è qualcosa che non funziona, analizza e ti dice guarda che hai un problema qui. Quindi ti aiuta molto anche in questo. Le griglie in acciaio inox, la modularità, il piano induzione certificato per uso esterno. Cioè, questo lo potete lasciare fuori. C'ho il suo coperchio, anche se piove, chi se ne frega. Mi trovate d'accordo nel dire che è alto il prezzo e che questo limita la vendita e magari non è un barbecue per tutti, perché stiamo parlando di quasi 5.000 euro. È una spesa importante. Però non si può definire caro. Perché secondo me per quel prezzo, quello che ti dà è giustificato. Perché se mai vi è capitato di fare dei preventivi o affacciarvi al mondo delle cucine all'esterno, siamo molto vicini. Costa tanto? Sì. Li vale? Sì. Quindi non lo definirei caro. Costoso e di fascia premium per quello che poi ti offre. Ovviamente non vedo l'ora nei prossimi video di accenderlo, cucinarci, farci un sacco di ricette, perché ho già delle robe in mente. Alette affumicate che poi friggo, vabbè, non ve le dico, se no vi faccio venire troppo voglia. Ricordatevi di seguirci su tutti i canali social per non perdervi nessuno dei nostri video e nessuna delle nostre novità. BBQLab 1984, Instagram, Facebook, TikTok, quindi diciamo che i social sono sempre il canale più veloce per scoprire tutte le novità in casa Barbecue Lab. Sul sito trovate tutte le informazioni riguardanti Timberline e Timberline XL. Ovviamente chi ha la possibilità, lo dico sempre, venite a trovarci in negozio, perché ve li faccio toccare con mano, ve li spiego ed è più facile per me trasmettervi alcuni concetti e farvi toccare con mano la qualità dei prodotti. Purtroppo sappiamo bene che se arrivate da lontano non è così facile. Se avete bisogno scriveteci email, chiamateci. Scriveteci sui social, per noi è sempre un piacere avere un confronto con voi. Se vi è piaciuto il video e soprattutto se vi è piaciuta anche questa nuova modalità di video di recensioni e racconto dei barbecue, scrivetelo sotto nei commenti. Se vi interessa scoprire di più su qualche altro barbecue, scrivetelo sotto nei commenti. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e ci vediamo al prossimo video.